Arrangiare questo, allora, questo è il sistema di equazioni di solvente secondo il metodo esponenziale di Darin. Riarrangiamo queste equazioni giusto per fare un minimo di commento. Allora, vedete, io posso mettere con A in evidenza uguale IS2. Qui possiamo scrivere meno scusate, fammi applicare con B, poi io scriverò meno 1 su R6 1 su R7 per con B più 1 su R3 più 1 su R4 più 1 su R6 più 1 su R7 per con C uguale 0. Queste sono le equazioni. Questa è relativa al nodo A, questa è relativa al nodo B e questa è relativa al nodo C. Ok? Ho solo messo in evidenza, non ho fatto niente di particolare. Ma perché l'ho fatto? Per farvi osservare una proprietà di questo sistema di equazioni che vi può essere molto utile quando verificate di aver scritto bene le cose. Allora, prendiamo per esempio la seconda equazione, quella relativa al nodo B. Allora, che cosa osservo? Osservo che in corrispondenza del nodo B il potenziale con B, cioè quello che sto considerando, ha come coefficiente moltiplicativo la somma delle conduttanze che convergono al nodo B. Vedete? Se io prendo il nodo B, adesso convergono 3 resistenze, 2, 5, 6 e 7. Qui ho esattamente la somma degli inversi della resistenza, cioè la somma delle conduttanze che convergono verso il nodo B. Sempre riguardando questa equazione relativa al nodo B, se guardo il coefficiente moltiplicativo di E con C, cioè il potenziale del nodo C, che cosa osservo? Osservo che ho meno, quindi mentre questo è positivo, questo è negativo, la somma delle conduttanze che sono fra il nodo B e il nodo C. Vedete, fra il nodo B e il nodo C ci sono 2 resistenze, 6 e 7. Lì ho la somma degli inversi di quelle resistenze, cambiate di segno. Questa regola vale per tutto, vedete? Per esempio qui, al nodo C, sul nodo C convergono queste resistenze, qui ho la somma degli inversi di queste resistenze. Qui ho meno 1 su R5, perché fra A e B c'è solo la resistenza R5 in mezzo. Quindi con quella regola riesco a costruire questa magia. Ah, secondo membro, vedete, ho la somma delle correnti entranti nel nodo in questione. S1 meno S2 per il nodo A sono le correnti entranti. E così per gli altri. Quindi in questo modo riesco a valutare se ho scritto bene le cose. Se mi fosse venuto, tanto per dire, un segno meno qui, avrei sbagliato. Cioè mi sarebbe dovuto venire una preoccupazione. Capito? Bene, vi voglio far osservare che questo metodo funziona nella misura in cui è possibile passare da qui a qui senza problemi. Cioè, che sto dicendo? Se è possibile esprimere tutte le correnti in funzione dei potenziali. Se posso fare questo passaggio, questo metodo funziona perfettamente. Esistono dei casi in cui non è possibile.
Perché per fare questo passaggio io devo supporre che i dipoli in questione siano controllati in tensione, perché devo escludere la corrente in funzione della tensione per poter fare questo passaggio. Se ho dei dipoli che non sono controllati in tensione, questo passaggio non vale più. Devo quindi stare attento. Che cosa devo fare? Adesso vi faccio vedere, giusto diciamo in questo caso specifico, con un esempio cosa accade. Poi risolveremo degli esercizi specifici e ci spero arriveremo in tempo. Allora, adesso faccio una cosa per la quale mi odierete, ovvero prendo questo circuito e dico, vediamo cosa accade se io suppongo che questo generatore, invece che generatore di corrente, sia generatore di tensione. Mi chiamo E con S2. Ok? Mi odiate, vero? Io da studente odiavo i professori che facevano queste cose. Spero di farmi perdonare col prossimo esercizio. Allora, che cosa succede in questo caso? Succede questo, che il generatore di tensione che ho proditoriamente infilato lì non è controllato in tensione, quindi non posso fare quel passaggio lì. In particolare, qua, ancora peggio quello che sto per fare, questo è G2, non posso esprimerlo così, rimane G2, non posso esprimerlo in funzione della tensione, perché il dipolo in questione non è controllato in tensione, quindi rimane G2, non può essere espresso in termini delle tensioni. Quindi G2 diventa un'ulteriore incognita. Ma le equazioni che stanno qui alla lavagna sono ancora tre. Come facciamo? Beh, io in realtà non ho ancora scritto la caratteristica del generatore di tensione, ed è quella che devo dire. La caratteristica del generatore di tensione mi dice che E con S è pari a E con B meno E con A. Eccola la quarta equazione. La presenza di un generatore di tensione mi impone, mi introduce un'incognita, la corrente in esso circolante, ma mi impone un'ulteriore condizione che lega i potenziali incognita, in particolare questa nel caso particolare. Quindi, in definitiva, il metodo dei potenziali nodali mi permette di scrivere un numero di equazioni che pari a un numero di nodi meno 1, caso standard, più il numero di dipoli non controllati in tensione, in questo caso uno solo. Queste sono il numero di equazioni. Le incognite sono i potenziali nodali, di tutti i nodi tranne il riferimento, più le correnti nei dipoli non controllati in tensione. Alle volte trovate scritto sui testi questo metodo come metodo dei potenziali nodali modificato, nel senso che c'è questa piccola modifica per tenere conto della presenza di dipoli non controllati in tensione. Però, come vedete, si può tranquillamente portarli in conto senza particolari difficoltà. Ok? La procedura è concettualmente la stessa, salvo che uno di questi passaggi va fatto con maggiore attenzione. Poi il modo di procedere è lo stesso. Va bene. Poi magari sul finale della lezione facciamo un esercizio in cui facciamo un esempio in questo caso e così ci vediamo, spero di tutto. Vorrei però adesso, se non avete altre domande. Sì, prego. Allora, io prima ho scritto IG2 come IS2 perché il dipolo in questione mi permetteva di specificare il valore di corrente. Quando io ho a che fare col dipolo generatore di tensione, non posso specificare la corrente in funzione della tensione, perché il dipolo generatore di tensione non è controllato in tensione. Il generatore di tensione non è controllato in tensione e quindi non posso fare questa sostituzione che avevo fatto prima. Ecco perché rimane incognita. Altre domande, ragazzi? No. Va bene, allora, se non ci sono altre domande, vi illustrerei rapidamente il metodo duale di questo per poi fare un esercizio di applicazione. Ok? Vediamo la faccia. Allora, cancello qui, d'accordo? Vai.
Allora, questa è una rete che possiede, allora, quanti lati sono? 9 resistori più 2 generatori, sono 11. 11 lati. Vediamo quanti nodi sono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non li nomino neanche. Se io volessi applicare l'analisi da Bloom, diciamo così, cioè elencare tutte le equazioni, dovrei scrivere 22 equazioni in 22 incognite. Sono 11 lati. Se volessi usare il metodo dei potenziali nodali, dovrei scrivere 8 equazioni, più 2 per i generatori di tensione, quindi 10 equazioni. Viceversa, osservo che in questo caso il numero di maglie indipendenti è relativamente più basso, è 3, L-N-1, vi ricordate il numero di maglie indipendenti? In particolare sono, lo vediamo subito, sono questa, 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 chiamo alfa, beta e gamma, no? Orientate per esempio così. Mi trovate? Bene, allora, il metodo delle correnti di maglia è un metodo esattamente duale al precedente, che si basa sull'introduzione di alcune variabili che adesso commenteremo, che permettono di soddisfare automaticamente le leggi di Kirchhoff alle correnti e quindi permettono di imporre solamente le leggi di Kirchhoff alle tensioni. Proprio il duale, vedete? Che in questo caso è molto conveniente. Ci sono domande, ragazzi? No. Allora. Quali sono queste variabili d'appoggio che permettono di soddisfare automaticamente le leggi di Kirchhoff alle correnti? Sono le cosiddette correnti di maglia, da cui il nome del metodo. Che cosa, cioè, consistono? Allora, consideriamo una delle maglie di questo circuito, per esempio la maglia alfa. Allora, supponiamo che in questa maglia alfa circoli una corrente, che chiamo corrente di maglia, che percorre questo percorso chiuso. Allora, è chiaro, la stessa cosa faccio anche per le altre. È chiaro che queste correnti di maglia, poiché circolano lungo un percorso chiuso, le maglie in questione appunto, automaticamente soddisfano le leggi di Kirchhoff alle correnti. Perché? Perché entrano e escono da ciascun nodo. La corrente di maglia alfa, rispetto a questo nodo qua per esempio, entra ed esce, quindi automaticamente soddisfa la legge di Kirchhoff alle correnti, cioè la somma fa 0, entra ed esce. Quindi, se io esprimo le correnti dei vari bipoli in funzione di queste correnti di maglia, automaticamente sto imponendo le leggi di Kirchhoff alle correnti. Per esempio, facciamo un esempio allora. Per esempio, ragioniamo su questo nodo qua. Allora, io chiamo V9 questa corrente, questa tensione, I9 questa corrente, ok? Come faccio? V7, I7, ok? E poi ho, facciamo V6, I6, ok? Facciamo un esempio specifico per quello. A questo modo la legge di Kirchhoff alle correnti si scrive, come sappiamo, meno I6, ma io faccio l'altra lavagna, meno I6 meno I7 più I9 uguale 0. Ok, questa è la legge di Kirchhoff alle correnti. Allora, quello che io dico è che voglio esprimere le correnti dei lati in questione, in particolare, in funzione di queste correnti di maglia. Allora, cosa dico? La corrente I9, cioè la corrente qui dentro, dico che è uguale alla corrente della maglia alfa. Vedete, la corrente della maglia alfa percorre la maglia alfa in questo senso. E quindi,
la corrente di Panove, la corrente di Panove coincide con questa corrente di Panove, quindi Panove sarà pari a J alfa. Trovate? La corrente I6 analogamente a che cosa sarà pari? Alla corrente J gamma che circola la maglia gamma. A che cosa sarà pari la corrente I7? Beh, la corrente I7, vedete? Il lato 7 è in comune fra le maglie alfa e gamma. La corrente I7 coincide con la somma della corrente con alfa meno la corrente con gamma. Vedete? Queste due correnti di maglia, una va così, una va cosà, e quindi la corrente in questa direzione, nel lato 7, si scrive come J alfa meno J gamma. J alfa meno J gamma. Quando vado a fare questa posizione, automaticamente garantisco questo vincolo. Vedete? Perché quando io scrivo meno I6 meno I7 meno I9, che cosa fa? Meno, a posto di I6 ci metto J gamma più I9, sì, scusa, grazie. Meno I6 ci metto meno J gamma, poi abbiamo meno, a posto di J7 ci metto J alfa meno J gamma, a posto di I9 ci metto J alfa. Quando vado a fare queste somme viene automaticamente 0. Quindi imporre queste condizioni equivale a imporre la legge di Kirchhoff alle correnti. Se ci pensate, è esattamente il duale di quello che abbiamo fatto con potenziali nodali, quindi ce la possiamo cavare anche per dualità. Bene, allora a questo punto come impostiamo il metodo? Allora, finiamo di definire le tensioni su tutti i bipoli, quindi abbiamo D5, D4, poi abbiamo D3, D2, D1, D8, basta di... Vabbè, credo che avete messo tutte le tensioni. Subito scriviamo la legge di Kirchhoff alle tensioni sulle tre maglie, alfa, beta e gamma. Allora, partiamo dalla maglia alfa. Allora, che scriviamo? Scriviamo D7 più D8 più D9. Chiamiamo anche questo, scusate, VG2, questo VG1. Allora, D7 più D8 più D9 no, ho sbagliato, scusate. Allora abbiamo D7 meno V8 D7 meno V8 più D9, ok, meno DG2 uguale a 0, giusto? Sì. Sì, ok. Trovate? Poi, sulla maglia beta, che cosa scriviamo? Meno B1 più B2 più B3 meno VG1 più D8 uguale 0. Scusate, ma il collo non mi aiuta. Fatemi vedere da qua. Meno B1 più B2 più B3 meno VG1 più vai a scritto, professore, scusa, una domanda, ma se
le uno e le due sono per questa la stessa corrente, quando sono opposte. Allora, il riferimento di tensione di corrente non è necessariamente, diciamo, scelto in maniera univoca. Ah, ok. Posso scegliere arbitrariamente i riferimenti, purché io sia coerente con queste scelte. Okay. Non ho piccoli. Ah sì sì, come no, avete ragione. Mi ero dimenticato il generatore 1, sì. Dunque, vediamo. Sì, grazie, giusto. Allora, questo deve avere lo stesso segno di B7, quindi deve essere più BG1. Sì, me l'ho dimenticato. Okay. Bene, adesso maglia gamma. Allora abbiamo meno B3, meno B4, più B5, più B6, meno B7 uguale 0. D'accordo? Spero non aver fatto quello di segno. Questo è veramente non mi sembra. Allora, adesso lo verifichiamo sul diagramma. Allora, a questo punto il passo successivo, ma vi vedo, non ho capito qual è il problema, mi vedo dubbioso, c'è qualcuno che non ci ho fatto degli errori, fatemi, c'è qualcuno che non si trova. Vabbè. Comunque adesso verifichiamo con i segni. Allora, a questo punto che cosa facciamo? Come abbiamo fatto prima, sostituiamo le caratteristiche usando le correnti di maglia. Allora, B7, allora l'ho cancellato, vabbè, l'avevamo fatto anche prima. Allora, B7 si scrive come R7 per I7, ovvero R7 che moltiplica G alfa meno G gamma. Ok? Questa è la tensione B7. Poi meno B8 dove sta? Eccola, B8 questa qua. Quindi abbiamo meno R8 che moltiplica J beta meno J alfa. Ok? A me non mi passa la. Ok? L'ho scritto è B8. Poi più V9. V9 dove sta questa qui? V9 è pari a R9 per J alfa. Meno VG1 è pari proprio a S1. E VG no, c'è via, c'è via VG2, scusate, VG2 era pari a S2 più VG1 che invece è pari a S1 uguale a 0. Vabbè, scriviamo la seconda. Allora, meno al posto di B1, dove B1, eccolo, allora B1 è pari a R1 per meno G beta. Ok? Poi più V2 e si scrive R2 per G beta. Poi abbiamo più V3, V3 si scrive R3 G beta meno G gamma, e poi rimane più V8 che si scrive R8 per
R8 G beta meno G alfa. E c'è VG1 meno VG1, VG1 è pari a S1 uguale a 0. Ok? L'ultima maglia, al posto di V, allora c'è meno, al posto di V3, dunque V3 è questa, ci metto meno, scusate, meno R3 che moltiplica meno J gamma più J A, più J B, scusate. Esatto. Poi abbiamo meno V4, al posto di V4 ci metto R4 che moltiplica meno J gamma. Poi abbiamo più V5, che si scrive R5 per J gamma, okay. Poi abbiamo più V6, che si scrive R6 per J gamma, e poi rimane meno V7, V7 si scrive come R7 che moltiplica meno J gamma più J alfa, tutto uguale a 0. Ok? No, ho sostituito le cose. Questo è un sistema di tre equazioni, 1, 2, 3, L-N-1 in generale vorrei scriverlo, nelle tre incognite, J alfa, J beta, J gamma, le tre correnti di macchina. Risolto il quale ho risolto il problema. Posso riarrangiare anche qui le equazioni. Allora, vediamo che cosa viene fuori. Allora, J alfa metto in evidenza, quindi R7, R8 e R9. Poi rimane meno, e questo per J8, meno R8 per J beta, questa è la maglia, e poi rimane S2 meno S1 a secondo membro totale. Ok? La seconda, c'è la maglia beta, che cosa diventa? Allora, J alfa viene meno R8, meno R8 per J alfa, più J beta come evidenza viene R1, R2 R3 R8 per J beta, abbiamo detto. Alla prima manca R7 e J gamma. Ah, sì, sì, grazie. Meno R7, J gamma. Sì, sì, grazie. Però l'ho dimenticato. Allora, continuiamo qui. Allora, fatto di J, rimane J gamma, meno R3 per J gamma. Uguale S1. Non ho dimenticato i pezzi, giusto? La maglia gamma invece cosa si scrive? Come si scrive? Allora, J alfa sta qui, quindi viene meno R6. Poi J beta sta qui, meno R3, e poi c'è J gamma che moltiplica. Allora, R3, R4, R5, R6, R7. Allora, questo
ho messo in evidenza, spero di non aver fatto errori. La terza ombra è difficile, effettivamente. Ok, allora che cosa osserviamo? Osserviamo che questo sistema di equazioni ha delle proprietà duali a quelle precedenti, perché infatti se prendiamo per esempio la seconda equazione, quella relativa alla maglia beta, osserviamo che J beta, cioè la corrente di maglia di quella stessa maglia, ha come coefficiente moltiplicativo la somma delle resistenze che si incontrano lungo quella maglia. Prendiamo la maglia beta, ecco, le resistenze che si incontrano sono 1, 2, 3 e 8. Vedete, la maglia beta. E infatti abbiamo R1 più R2 più R3 più R8. Viceversa abbiamo meno R8 per J alfa, perché R, quindi col segno meno, R8 è la resistenza in comune fra le maglie alfa e beta. Se avessi più resistenze in comune fra le due maglie, avrei l'opposto della somma delle resistenze, delle maglie, delle, l'opposto della somma delle resistenze in comune fra le due maglie. Perché ho meno R3 per J gamma? Perché R3 è la l'unica resistenza che c'è in comune fra la maglia beta e la maglia gamma. E così via anche per le altre, gli altri termini di quel sistema di equazioni. Per esempio, nella terza equazione abbiamo a moltiplicare J gamma proprio la somma delle resistenze coinvolte dalla maglia gamma. E così via per gli altri. Okay. Okay. La regola è quella. Quindi anche qui abbiamo un modo di controllare che non abbiamo commesso errori. Per esempio, mi sarei potuto accorgere del fatto che io mi ero dimenticato di questo termine, avevo saltato nel copiare da una maglia all'altra, appunto perché fra la maglia alfa e la maglia gamma, fra la maglia alfa e la maglia gamma c'è di mezzo la resistenza R7 in comune. Quindi ci doveva essere il termine meno R7 per J gamma. Quindi me ne sarei potuto accorgere di questa mancanza studiando questa proprietà. Bene. In maniera duale al caso precedente, possiamo affermare che questo metodo funziona fin tanto che è possibile passare dalle tensioni alle correnti, fare questo passaggio qui, ovvero assumendo che i dipoli in questione siano controllati in corrente questa volta. Vedete, è tutto duale rispetto al precedente, perché in questo caso, vedete, esprimo le tensioni in funzione delle correnti. In questo caso particolare questo era possibile perché tutti i dipoli in questione erano controllati in corrente. Se io avessi avuto dei generatori ideali di corrente avrei avuto dei problemi, proprio il duale del caso precedente. In questo caso lo lascio a voi svolgere, diciamo, per esercizio questo caso particolare. In questo caso, se ci fossero dei generatori di corrente, quello che dovrei fare è lasciare inalterata la tensione corrispondente come incognita e aggiungere un ulteriore vincolo che lega le correnti di maglia. Quindi si aggiunge un'incognita e un'equazione, così come quindi in generale col metodo delle correnti di maglia scriviamo un numero di equazioni pari al numero delle maglie indipendenti L-N-1 più il numero di dipoli non controllati in corrente, e le incognite sono le correnti di maglia più le tensioni dei dipoli non controllati. È proprio il duale numero, cioè mutatis mutandis. Allora, a questo punto avrei voluto fare degli esercizi, però non avrei il tempo di finire l'esercizio che devo fare, quindi probabilmente ha più senso che ci interrompiamo qui.